entrano in campo le squadre per la sesta giornata del campionato primavera, Inter-Juventus e Derby d'Italia. Pronto sempre Pompetti, parte il pallone sul primo palo e alla fine la sfiora Salcedo, è un tocco leggero che vale per il gol dell'1-0, ha segnato Eddie Salcedo, 1-0 Inter. Nerazzurri subito in vantaggio al Preda, eccola qui la girata di Eddie Salcedo al secondo gol in campionato dopo quello con il Sassuolo, segna ancora Eddie. Monziano taglia dall'altra parte, Portanova, Monziano vuole servire proprio il numero 11 che controlla in area, Portanova va dall'altra parte da Frederiksen, palla sul mancino, pareggia subito la Juventus al settimo minuto, 1-1, ottima azione dei bianconeri con Frederiksen, si costruisce bene lo spazio per colpire Vladan Dekic ed è 1-1 al settimo minuto. Bella la giocata di Monzialo per Portanova, poi Frederiksen batte Vladan Dekic ed è 1-1. Poi ancora Colidio a disturbare e riprendersi il pallone. Colidio spara con il destro, la chiusura di Makun. Ancora Colidio messo giù. Ma dentro, dentro dovrebbe essere il calcio di rigore perché l'arbitro sembra aver indicato il dischetto. Sì, questo è sicuramente fallo. Sembra dentro l'area di rigore. Sì, allora calcio di rigore per l'Inter. Rischia l'arbitro, parte Colidio con il destro, traversa di Colidio, poi Salcedo e salva tutto Serrao. Grande occasione per i nerazzurri, con Colidio che aspetta fino all'ultimo, palla si alza e sbatte piena sulla traversa. Zappa pronto al cross, è una finta, va lungo linea da Grassini che crossa in mezzo, palla messa fuori per Corrado, conta i passi, spara col mancino. Bene così. Zappa prova il tiro dalla distanza, voleva l'angolino basso, non trova la porta. Mentre fischia senza recupero alla fine del primo tempo, l'arbitro Airoldi finisce 1-1 tra Inter e Juventus. Grassini, buona la giocata per evitare Anzolin. Grassini entra in area dalla destra, la mette in mezzo, per poco l'autogol di Serrao e poi ancora Salcedo. Come nel primo tempo l'Inter rimette la testa avanti, 2-1. Allora rivediamo la giocata di Grassini, molto bravo, la mette in mezzo, vediamo chi raccoglie il pallone. Sì, è Salcedo, ancora lui, doppietta. A lottare su ogni pallone come quello recuperato da Roric in aria, Roric allarga Salcedo, 3-1, tripletta di Eddie Salcedo, si è svegliato e cala il tris contro la Juventus. La tripletta è di Salcedo, ma questo gol al 90% è di Mai Roric che si prende il pallone, si fa a metà campo da solo, poi la serve lì a Salcedo per uno dei gol più facili della carriera di Eddie Salcedo. Bravissimo Roric qui a lottare, ci crede, lotta, Ale, salta l'uomo, si invola verso la porta, giocano uno contro uno, tocco d'esterno per Salcedo, 3-1 Inter. Salcedo sovrappone Corrado, in area Corrado, va sul destro, calcia, non trova la porta. Schirò si inserisce dall'altra parte, Adorante, la palla passa per lui, Adorante sul fondo, era il colpo del 4-1. Cross in mezzo, allontana Pompetti, altro colpo di testa, 3-2 Juventus, e saranno allora 5 minuti tutti da vivere. Questo pallone vagante, sì, Serrao a trovare il gol del 3-2. Calcio di punizione adesso, sì, battuto
con Fagioli che va dentro l'area di rigore, sponda fuori per il destro, Dekic vola, la mette in angolo sul tentativo volante cercato da Petrelli, super risposta di Vladan Dekic. Makun, lancio lungo in avanti con Zappa che non riesce ad arrivare sul pallone, ci arriva allora Pinelli, gioca l'uno contro uno con Mandarenda, prende il fondo, va al cross, secondo palo, ha pareggiato la Juventus, 3-3, ha segnato Di Francesco, incredibile, nel giro di 2 minuti l'Inter dal 3-1 passa al 3-3. Pinelli va al cross e dall'altra parte Di Francesco mette dentro di testa il pallone del 3-3 a 20 secondi alla fine. L'arbitro alla fine fischia con anticipo, una partita che si chiude sul 3-3.